Eccoci qui, buonasera cari amici, bentrovati. Pronto Telenova, siamo arrivati a venerdì e come sempre ci occupiamo della nostra salute. Oggi siamo in collegamento con un nostro amico ed esperto, il dottor Pasquale Bacco, medico di medicina generale e medico legale. Caro dottore, buona serata. Allora, oggi vogliamo parlare, come sempre, chi vuole può intervenire, il numero di telefono 02, brevi messaggi attraverso WhatsApp, il 335. Vogliamo parlare della dengue, se ne parla parecchio, sui giornali. Io vi leggo qualche dato che è stato diffuso tra il 2010 e il 2019, Organizzazione Mondiale della Sanità, 5 milioni di casi nel mondo. Anche in Italia lo scorso anno ha registrato un incremento di casi con 347 persone infette, 82 casi autoctoni. La Lombardia ha spiccato tra le regioni più colpite, secondo i dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità, 115 casi segnalati nel 2023 e sembra che i casi continuino anche durante questo anno. E vogliamo un po' capire di che cosa si tratta e se dobbiamo preoccuparci. Allora, caro dottore, la dengue, cosa possiamo dire? È una malattia virale? Sì, è una malattia virale dovuta a un virus. Una caratteristica che dobbiamo dire subito è che questo virus esiste in quattro versioni diverse. Quindi può capitare, anche se chiaramente è abbastanza difficile che ciò avvenga, che un paziente si possa ammalare quattro volte di questa patologia, in realtà però quattro volte in maniera diversa come sorgente di infezione. Questo però perché è importante? Perché in realtà ad oggi la dengue non mostra una particolare aggressività, non è una patologia di cui oggettivamente bisogna aver paura. È chiaro che tutte le malattie vanno rispettate, ma non bisogna aver paura. Il problema però è che presentando questi quattro elementi diversi può capitare quello che di solito poi può diventare grave, cioè una seconda infezione, quindi una sovrainfezione, che solo in quel caso può dare dei sintomi abbastanza gravi, però ricordiamolo, sono casi assolutamente isolati, di emorragie interne, emorragie legate agli organi, e quindi questo chiaramente ci potrebbe portare anche alla morte. Però oggi, come diceva lei, anche nel 2024, fino ad oggi abbiamo avuto più o meno 115-120 casi, 117 in realtà, volendo seguire i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, ed è una patologia appunto di cui non aver paura, ma da rispettare. Ricordiamo che l'essere umano, cioè noi siamo il serbatoio di questo virus, è quella che trasporta, il trasportatore è una zanzara, che fa parte dello stesso gruppo della zanzara tigre, e anche la zanzara tigre stessa è capace di farlo. Quindi affinché ci sia un'infezione c'è bisogno che la zanzara vada a pungere un soggetto infetto. Attenzione, nei primi 7 giorni però, perché dopo il virus scompare dal sangue e lo trasporti ad un'altra persona. Quindi la zanzara, diciamo, un po' è il veicolo di trasporto di questo virus. È il vettore, esatto, È è il proprio il vettore. vettore. Quindi, tant'è vero che, diciamocelo con chiarezza, la lotta principale a questo tipo di patologie, perché non abbiamo solo questa, è proprio la lotta alle zanzare. Cioè, noi dobbiamo fare in modo che, soprattutto per chi abita fuori dalle città, evitare queste acque stagnanti, evitare fare anche delle attività, come noi sappiamo, nel giardino, perché le zanzare purtroppo oggi sono diventate nel 2024 comunque dei veicoli di cui diciamo avere abbastanza paura. Ecco, cosa possiamo dire riguardo a questa patologia? Cioè, l'individuo che ha la dengue, come se ne accorge? Ma allora se ne accorge di solito perché dopo 6-7 giorni, quindi quando il virus tecnicamente scompare dal sangue, si manifesta questa febbre, che la febbre però di solito è una febbricola più che una febbre, e questi dolori diffusi, soprattutto a livello delle grandi articolazioni, quindi a livello dei gomiti, delle ginocchia, a livello scapolo-omerale. Diciamo che se vogliamo dare proprio un'indicazione precisa, una delle caratteristiche della dengue è questo classico dolore oculare, cioè noi abbiamo questo dolore localizzato a livello dei globi oculari con una forte fotofobia, quindi i nostri occhi appena c'è un po' di luce in più tendono a lacrimare. Però una caratteristica di questo virus è che in realtà è capace di entrare in quasi tutte le cellule dei nostri organi, quindi è capace di agire anche a livello epiteliale, quindi possiamo avere delle lesioni, non so, della cute, possiamo avere dei problemi epatici, renali. Quindi nel quadro sintomatologico di solito si associano anche,
i sintomi dell'organo che è stato colpito. E questo può essere un elemento di differenziamento, perché noi sappiamo che di solito la febbre si associa o a un po' di mal di stomaco o a un malessere. Se abbiamo, che so, un problema a livello intestinale, una forte diarrea, una pipì dolorosa e anche questo dolore a livello oculare, possiamo pensare di aver contratto la dengue. Ecco, la signora Alessandra ci chiede, ma appunto la persona che non si sente bene, che ha questa febbre, eccetera, esiste un esame che stabilisce che effettivamente il virus è quello della dengue? Sì, si fa un prelievo. Allora, ricordiamo una cosa, di solito, diciamolo per chiarezza, questo tipo di patologie di solito si autorisolvono, cioè nel senso, più delle volte, perché sennò diamo notizie sbagliate, si termina con questa febbre, questo malessere, però se uno vuole essere tranquillo, sereno e vuole saperlo, basta fare un prelievo del sangue oppure fare la ricerca direttamente dell'antigene con una piccola puntura, quindi troviamo o il virus se siamo nei primi 7 giorni o l'anticorpo che nel frattempo si è sviluppato un po' come facevamo per il Covid, oppure appunto l'antigene. Quindi l'esame del sangue ci permette di avere una diagnosi precisa. Ecco, sempre la signora Alessandra come seconda domanda poneva la questione se esiste per prevenire tutto questo, se esiste un vaccino. Sì, esiste un vaccino con un virus attenuato, è un tetravalente, esiste già da un po' di tempo, si può fare, quindi ci cura e ci copre da tutte e quattro le forme virali, quindi chi lo vuole fare è disponibile, si può rivolgere o all'ASL o al proprio medico di famiglia e può effettuare il vaccino. Forse è consigliabile magari per chi si reca in zone tropicali dove ci sono molte zanzare. Sì, assolutamente, ritengo, diciamo, anche se il vaccino è qualcosa di molto importante, però che non siamo in una situazione tale da doverci vaccinare. Ripeto, parliamo di massimo 350 casi all'anno, di cui tra l'altro il 90% è quasi asintomatico. È chiaro che però dobbiamo tenere presente, ma questo ricordiamocelo sempre, quando andiamo in zone molto distanti da noi, facciamo sempre una valutazione dei vaccini, perché ci capitano spesso anche nelle strutture ospedaliere le persone che vanno in Messico, vanno in alcune zone, non fanno vaccini, poi non solo si rovinano la vacanza, che pure è un elemento importante, certo, ma poi portano anche in Italia, non essendosi vaccinati, diciamo, qualcosa di non proprio piacevole. Ecco, Roberto ci chiede, ma normalmente chi contrae la dengue, esiste una cura proprio a questo scopo? No, la cura è sintomatica come della maggior parte delle patologie virali, quindi se abbiamo un po' di febbre possiamo prendere la tachipirina, dolori ossei, abbiamo i classici antinfiammatori che tutti conosciamo, il Brufen se è una cosa un po' più violenta, altrimenti anche l'Oki, l'Aulin, vabbè, insomma facciamo dei... È sintomatica, riposo chiaramente, cerchiamo di stare a riposo, non affatichiamo il nostro corpo che sta comunque già reagendo, beviamo molti liquidi, cerchiamo di non disidratarci. Le patologie virali, non avendo noi un farmaco, ricordiamolo, preciso contro i virus, tranne forme gravi per gli anticorpi monoclonali, sono sempre sintomatiche, quindi curiamo il sintomo aspettando che la patologia passi. Ecco, i nostri telespettatori ci chiedono anche se esiste il contagio tra uomo e uomo. No, non esiste il contagio tra uomo e uomo, perché il trasporto ha bisogno di un veicolo. Quindi è chiaro che, voglio dire, se uniamo due ferite e deve capitare, però sono casi che chiaramente non avvengono, certo. L'infezione ha bisogno di un vettore, in questo caso il vettore è la zanzara, quindi la zanzara va nel soggetto infetto che si è infettato negli ultimi, diciamo, negli ultimi 7 giorni massimo, perché ricordiamolo poi scompare, e trasporta questo virus che ha preso all'altra persona. È chiaro che la zanzara non è che lo fa apposta, cioè nel senso che purtroppo però mette in contatto le due forme sanguigne. Ecco, ci chiedono anche, ma ci sono rischi per chi dona il sangue? No, per chi dona no, assolutamente no, perché quando doniamo lo andiamo praticamente, cioè per chi riceve, semmai, diciamo. Per chi riceve, però oggi mi sento di dire che con tutti i controlli che ci sono, oggettivamente è impossibile. Abbiamo passato, voi ricorderete, anni fa, sono stati fatti questi errori con l'epatite C, con l'HIV, ne abbiamo vissute, ma oggi con i meccanismi che ci sono di controllo e soprattutto anche di abbattimento a livello sanguigno, mi posso dire assolutamente no. Ecco, quando si parla di prevenzione, prima lo accennavi naturalmente che come sempre la lotta è quella alle zanzare, quindi bisognerebbe cercare di non farsi pungere dalle zanzare,
Ma in generale, esiste una prevenzione nei confronti di questa patologia specifica? No, perché purtroppo, come tutte le patologie infettive, l'unico elemento che noi abbiamo, a parte il vaccino, chiaramente, è la possibilità di impedire di essere in qualche modo colpiti. Noi dobbiamo tenere presente che dobbiamo cercare di ridurre la concentrazione di zanzare, perché più sono brevi e piccoli questi gruppi di zanzara, più è difficile, perché non basta la zanzara deve aver colpito una persona che era positiva. Quindi il problema più grande, noi li abbiamo, infatti l'incidenza più grande è proprio lì, quando abbiamo questi benedetti ristagni d'acqua, che purtroppo vengono molto spesso sottovalutati. Ma in realtà nei ristagni d'acqua, soprattutto, ricordiamolo, milioni e milioni di larve di zanzara si possono poi sviluppare. Quindi l'unica, diciamo, forma di prevenzione reale che oggi abbiamo è o il vaccino, oppure utilizzare, oggi abbiamo tra l'altro anche degli unguenti che sono molto meno aggressivi del passato. Prima avevamo tanti fenomeni allergici per queste sostanze che si mettono sulla pelle, oggi questa cosa non c'è più, fortunatamente si studiano molto meglio. Le zanzare non sopportano un certo tipo di odore, lo sappiamo, oggi lo sappiamo benissimo, anche la zanzara tigre. A volte, guarda, uno degli elementi più importanti è proprio i lavelli di casa, anche nelle case cittadine. Dobbiamo non lasciare i piatti sporchi all'interno del lavello, perché è lì proprio che si sviluppano la maggior parte nelle città di colonie di zanzare. Anche i sottovasi di solito, dove si ferma un Come no? po' l'acqua delle piante. Ecco, invece, per quanto riguarda, è arrivata una domanda. Dice: ho sentito dire che ci sono anche casi di persone che sono morte per questo. Secondo voi, perché lei dice che dalle tue parole traspare un certo ottimismo nei confronti di questa patologia, però, in realtà può portare anche alla morte. Sì, l'abbiamo detto prima, in realtà i fenomeni di morte noi li abbiamo visti, a parte nelle zone tipiche, diciamo, dove chiaramente la diffusione è molto più Certo. ampia, l'abbiamo visto soprattutto nelle reinfezioni, perché nelle reinfezioni l'elemento più pericoloso è proprio quello. Abbiamo quattro sottotipi diversi di virus e purtroppo l'infezione ad uno non copre completamente l'infezione dall'altro, quindi una reinfezione può causare un danno all'organo che già è stato danneggiato, più grande, e causare delle lesioni interne. E quindi certo ci sono stati casi, però voglio dire questo, ricordiamoci però, io non sono assolutamente ottimista perché, ripeto, le patologie vanno tutte rispettate, però ad oggi non abbiamo numeri che ci devono far preoccupare e ricordiamo che non esiste chiaramente patologia, giocando sui grandi numeri nel mondo, che purtroppo non porti a dei decessi. È chiaro che i soggetti che sono un po' più deboli, hanno già delle patologie e sanno che nelle loro zone si sono verificati dei casi, possono tranquillamente aderire alla vaccinazione in modo da evitare qualsiasi tipo di problema. Sì, fortunatamente diciamo che nel nostro paese ancora siamo in una situazione di totale sicurezza, diciamo così. I Assolutamente, casi. assolutamente. Non abbiamo casi gravi in Italia, casi gravi che siano legati solo alla malattia, solo all'infezione. Va bene, allora ci fermiamo alcuni istanti, breve stacco pubblicitario, poi ancora insieme al dottor Pasquale Bacco. A tra poco. Eccoci qui, seconda parte della nostra trasmissione. Siamo sempre in collegamento con il dottor Pasquale Bacco, medico di medicina generale e medico legale. Stiamo parlando di malattie virali come la dengue, però in generale diciamo così che ci avviciniamo all'epoca estiva dove solitamente le infezioni magari si diffondono con una maggiore rapidità. Cosa ci dobbiamo aspettare, caro dottore? Ma quello che vediamo ogni estate, ogni primavera estate, la prima cosa chiaramente sono le infezioni cutanee. Ricordiamo che l'aumento dell'umidità e l'aumento delle temperature porta inevitabilmente
ai batteri diventano più prolifici, iniziano a muoversi più velocemente. La classica impetigene, no? Quando arriva l'estate, anche perché la pelle è più esposta, noi abbiamo facilmente queste lesioni, queste piccole vescicole, queste piccole bolle che si manifestano, tra l'altro che colpiscono prevalentemente i bambini e colpiscono prevalentemente le mani e i piedi, anche perché iniziamo a camminare più scalzi, siamo un pochino più libertini. Qua basta, ricordiamolo, non c'è bisogno di allarmarsi, tranne se non vediamo delle situazioni diffuse. Abbiamo queste oggi delle eccezionali pomate antistaminiche, anche molto leggere, che ci permettono di togliere il sintomo di solito più fastidioso, che è il prurito. Anzi, un consiglio che diamo sempre è proprio quello di non grattarsi eccessivamente, perché poi si creano delle micro lesioni e c'è la possibilità che si creino delle infezioni più diffuse. I piedi, poi ricordiamo, andiamo in piscina, queste benedette micosi. Allora, le micosi, io voglio dire una cosa: mentre le infezioni da batteri e da virus noi riusciamo a liberarcene abbastanza facilmente, ricordiamocelo che purtroppo le micosi sono facili da prendere, ma difficilissime poi da superare. Sicuramente sarà capitato a tutti voi di vedere o di avere sulla pelle queste macchie che escono poi durante l'estate, ma anche durante l'inverno, e continuiamo a mettere, a prendere antimicotici. Quindi, quando andiamo nelle piscine, ricordiamoci sempre di portare, è l'elemento più importante, le ciabatte, ma i piedi direttamente sulla, perché l'acqua lì stagnante che troviamo è purtroppo l'elemento più facile da andare incontro. Poi ricorderei, poi dopo mi fermo, insomma, ricordiamoci anche le gastroenteriti, perché negli alimenti purtroppo con il caldo si sviluppano più batteri, noi siamo un po' più sensibili, casomai ci scordiamo il piatto fuori la sera, la mattina consideriamo che è buono e lo continuiamo a mangiare, e poi ci vengono queste gastroenteriti che a volte ci portiamo anche per una settimana, 10 giorni. Un po' di attenzione in più durante l'estate dobbiamo comunque averla, perché sono anche situazioni che poi tendono a rovinare le vacanze. Dovremmo avere una chiamata. Pronto, buonasera. Sì, buonasera, sono Alberto. Buonasera. Vorrei chiedere al dottore cosa ne pensa delle dichiarazioni dell'ex ministro Speranza, che ha dichiarato che i veleni che avete propagandato, 1 su 5 ha reazioni avverse gravi. I poveracci che si sono inoculati questo veleno non sono seguiti dallo Stato. Ma cosa ne pensa lei quali veleni intende, mi scusi? Non ho capito. Per la finta pandemia, per la fantapandemenza, quella Covid-19. Cosa ne pensa? Va bene, qua diciamo abbiamo uno che è di quelli forse nell'ambito dei negazionisti, diciamo, e via dicendo, però non so, vogliamo dare una risposta. Ma no, ma oggi sappiamo, cerchiamo di, insomma, di capire che oggi sappiamo che il vaccino è stato importante. È stato importante per uscire da una situazione estremamente complicata. Ricordiamocelo che i vaccini in generale hanno salvato gli uomini. Se oggi noi siamo ancora presenti, noi della nostra età, caro dottore, ricorderanno di quanti danni hanno fatto tante patologie che oggi sono state superate. Dal vaiolo in poi, diciamo. Dal vaiolo in poi, la poliomielite, insomma, tantissime situazioni che sono state. Oggi sappiamo che c'è stata questa cosa, è stato un momento difficile per tutti, tutti abbiamo un po' avuto paura, ci siamo un po' persi e poi ritrovati, però oggi fortunatamente credo che nessuno può negare che... Però finiamola di dire veleni, perché ricordiamo una cosa: noi abbiamo fatto miliardi di vaccini nel mondo e poi è chiaro che ci possa essere stato qualche effetto collaterale, ma non c'è farmaco che non lo abbia, quindi, però direi che è una cosa da superare. Oggi viviamoci questa bella libertà che ci siamo riconquistati. Certo, spesso sono accusati anche gli antibiotici, ad esempio, di altre problematiche, via dicendo. Ma tornando un po' a quelle che sono le malattie delle quali stavamo parlando, la signora Maria Rosa ci dice che ha affetta, io dice, da parecchio tempo soffro di orticaria. Nonostante varie cure effettuate, completamente non ne sono ancora uscita. Ma è davvero così complicato togliersi questa malattia? Sì, ma sa perché? Perché purtroppo tutte le
patologie a carattere allergico sono comunque estremamente, in qualche modo, circondate da un alone. Cioè noi, tutti gli allergici lo sanno, nessuno sa veramente a che cosa è allergico completamente. Sì, e quindi sì, cioè, anche le prove allergiche, cioè, purtroppo ci danno certamente un'indicazione, però non riescono mai, perché io faccio un esempio sempre: noi possiamo essere allergici a mezzogiorno al polline che viene dal sud e casomai dopo 2 ore non essere più allergico perché è cambiata la temperatura. Quindi l'orticaria può essere molto fastidiosa, certamente bisogna avere un po' di pazienza, questo sì, cercare di utilizzare l'antistaminico, però immagino che levi anche in questo caso la cosa più brutta, che purtroppo è il prurito, questa difficoltà anche a volte, certo per una ragazza, per una donna può essere anche ancora peggio, perché rimangono questi segni sulla pelle che a volte possono persistere. Purtroppo sono patologie che vanno trattate con molta attenzione e bisogna avere molta pazienza, però da come dice la signora, comunque piano piano ne sta uscendo. Bisogna andare ad eliminazione, bisogna togliere prima quello con cui ti lavi, il vestito che ti metti, il detersivo con cui lavi le coperte. A volte si scopre casomai che poi è una banalità, ne abbiamo visti tanti, insomma, di casi particolari. Però sulle allergie io invito sempre ad essere sempre attenti, a non sottovalutarle e a trattarle in maniera dignitosa, perché poi prima o poi se ne esce. Certo. Mario chiede come mai, dice, quest'anno per la prima volta nella mia vita in aprile ho preso l'influenza con febbre, sono dovuto andare avanti con le medicine per una settimana, non mi era mai successo in precedenza e so tra amici e conoscenti che ci sono altri casi di influenza. Come mai ad aprile c'è ancora l'influenza? Domanda. Questo purtroppo è il cambiamento climatico, lo vedete anche voi. Noi quest'anno ci siamo trasportati dietro questa forma influenzale proprio per un perché, perché abbiamo avuto questo alternarsi che addirittura a volte è stato addirittura drammatico, di caldo e freddo. E questo è un fatto vero, perché abbiamo i dati ufficiali anche dell'Istituto Superiore di Sanità che ci dice che l'influenza quest'anno è durata tantissimo. Addirittura, se ricorderete, anche le campagne di vaccinazione si sono prolungate di qualche settimana. Ricordiamo che il virus dell'influenza cambia ogni anno, quindi noi dobbiamo sempre capire che quello che verrà l'anno prossimo probabilmente non l'abbiamo mai conosciuto in passato, quindi non bisogna spaventarsi se per la prima volta nella vita ho l'influenza, bisogna anzi semplicemente accettarla, curarsi in maniera sintomatica, l'importante è che non sia grave, però purtroppo capita anche questo e come dicevamo prima andrà sempre peggio da questo punto di vista, perché inevitabilmente andando verso il caldo queste situazioni, quindi di caldo freddo, porteranno sempre di più ad allungarsi della sopravvivenza delle infezioni. La signora Renata ti fa questa simpatica domanda: ma l'aria condizionata fa bene o fa male secondo lei? L'aria condizionata dipende dalla temperatura, lo sappiamo meglio di noi. Noi vediamo tante persone che addirittura si presentano con delle bronchite o polmoniti perché si sparano proprio in faccia l'aria condizionata. Io sono anche io uno che ne fa un uso un pochino, diciamo, non propriamente regolare. Però è chiaro che l'aria condizionata sarebbe da evitare fin quando si può. Dobbiamo tenere presente che tutti i cambiamenti repentini di temperatura a livello delle nostre vie aeree non possono che far male e infiammano. E poi ricordiamocene, questa è un'altra cosa, l'abbiamo visto proprio negli ultimi anni, che l'aria condizionata può essere anche un veicolo purtroppo di infezioni, soprattutto chiaramente batteri. Ricordiamo la legionella, è stato un caso, noi abbiamo scoperto inizialmente proprio attraverso questi elementi umidi dell'aria condizionata. Quindi usiamola, perché sicuramente in alcune zone è fondamentale, ci fa stare meglio, però cerchiamo di non esagerare. Certamente non fa bene, questo è certo. Questo è certo, a volte serve, è indispensabile. Grazie dottor Pasquale Bacco, alla prossima. Grazie a voi, grazie mille. E io vi ricordo che noi torniamo lunedì sempre a partire dalle 18, invece adesso anteprima Nova Stadio con Luciano Rindone. A tutti buon proseguimento, buona serata.